sulla divulgazione e sulla profonda applicazione dell'innovazione nel nostro settore. Grazie. Grazie dottoressa Martellini. Adesso, siccome siamo sul rullino di marcia, siamo pur avendo iniziato tardi, siamo in anticipo rispetto ai orari previsti, passiamo subito, così concludiamo, alla relazione dell'avvocato Pierluigi Ascoli, quale è responsabile di prevenzione e corruzione dell'ERAP. Buongiorno a tutti, io sono il responsabile della prevenzione di corruzione e trasparenza e del piano della performance dell'ERAP Marche. Per prima cosa anch'io devo fare un quadro, un accenno per spiegare come è sorto l'ERAP Marche, perché l'ERAP Marche è stato istituito con la legge numero 18 del 2012, legge regionale, logicamente. È subentrato nei rapporti in corso agli ERAP provinciali, che erano i nuovi nomi che avevano assunto gli istituti autonomi case popolari, che forse è un nome a tutti più familiare. Comunque l'ERAP è un ente pubblico dipendente dalla regione, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale. E i suoi conti sono quelli di innanzitutto realizzare gli interventi di edilizia residenziale pubblica e poi di gestire il patrimonio immobiliare di ERAP proprio e di altri soggetti. In più può svolgere a favore di enti pubblici e privati altre funzioni come la gestione anche del patrimonio immobiliare non di ERAP e poi la prestazione di servizi tecnici, la gestione delle gare di appalto, anche la funzione di agenzia per la locazione e anche i servizi aggiuntivi agli assegnatari. Qui c'è un quadro con tutti quanti sono gli alloggi che gestisce l'ERAP in tutte le Marche, praticamente fra quelli propri e quelli dei comuni e di altri enti arriviamo, superiamo i 15.000, oltre ad alcuni locali diversi dall'abitazione. E l'obiettivo strategico che sin dalla sua fondazione, dalla sua istituzione, è stata attribuita all'ERAP Marche è quello dell'armonizzazione, uniformazione e miglioramento qualitativo delle attività svolte dai singoli presidi provinciali, perché gli enti provinciali facevano tutti la stessa cosa, però diciamo che ognuno la faceva in un modo diverso, anche se tutti naturalmente rispettando la legge. Quindi l'unificazione dei precedenti 5 ERAP provinciali in una singola entità ha comportato la riorganizzazione completa delle strutture, quindi sono processi molto lunghi e complessi che sono stati avviati ma che sono ancora in corso e non si completeranno prima della fine del 2017. Come si è cercato di giungere all'armonizzazione delle procedure dei singoli presidi, cioè delle singole province? Innanzitutto con l'uniformazione dei procedimenti, delle regolamentazioni in uso e poi con l'acquisizione unificata di beni e servizi di interesse generale da utilizzare nei presidi, per esempio, tanto per fare un esempio, la gestione degli alloggi, la riscossione dei canoni, la rendicontazione avveniva con 5 programmi diversi, uno per provincia, quindi è stato necessario, ci stiamo arrivando quest'anno, a acquisire e mettere in funzione un software unico per tutti. Quindi l'armonizzazione delle procedure comporterà l'innalzamento della qualità dei servizi agli utenti su scala regionale. L'ente unico regionale garantisce meglio l'uniformità operativa sull'intero territorio regionale e quindi questo porterà a un'elevazione degli standard di qualità. Questi sono gli obiettivi di secondo livello con i quali si porta adesso, non ve li leggo neanche, ma sono tutte cose che portano alla armonizzazione, uniformazione e miglioramento qualitativo. Sono due slide. In queste poi ne parlerò dopo, ci sono anche quelle relative alla anticorruzione. Poi faccio anche un accenno agli eventi sismici, naturalmente non mi dilungo a parlarne, però ne parlo perché praticamente il sisma è stata l'occasione di un altro importante obiettivo strategico
che è quello che ha dato la regione all'ERAP, in quanto la regione ha ritenuto necessario avvalersi dell'ERAP affidandogli compiti importantissimi nella fase emergenziale, quindi affidata all'ente il compito di assistenza alla RUP della regione per la fase di progettazione, la direzione e la contabilità dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle SAE, le soluzioni abitative in emergenza, e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali. Quindi l'ERAP è anche la stazione appaltante che prenderà la nomina dei responsabili del procedimento e i compiti relativi al responsabile dei lavori della sicurezza. E provvederà anche a validare i progetti esecutivi e a tutte le ulteriori prestazioni in conformità alle vigenti norme tecniche. Quindi è un'attività molto importante ed eccezionale per l'ERAP sotto tutti i punti di vista, perché occorre individuare e organizzare circa, già lo stiamo facendo anche in questi giorni, stiamo completando le gare di appalto per l'installazione delle sale, visto che occorre individuare e organizzare circa 80 aree su cui installare i moduli prefabbricati, stimati in 8.000 per un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro. Poi un altro obiettivo che ha dato la regione all'ERAP è quello di individuare gli alloggi invenduti da destinare ad alloggi temporanei per terremotati. Quindi viene richiesto uno sforzo straordinario di tutte le strutture dell'ente e quello che sta facendo l'ERAP. Questi sono i due obiettivi che si riferiscono al sisma, appunto attuazione della collaborazione inerente all'attività di affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle SAE e individuazione alloggi invenduti da destinare alla legge temporanea per terremotati. Dopo, naturalmente, quello che hanno detto già altri, è importante la riflessione sulle interazioni che intercorrono tra il ciclo della performance e la legge anticorruzione. Infatti le due riforme sono accomunate sul piano dei principi che intendono perseguire. E quindi se facciamo mettere locale alla centralità dei cittadini, alla trasparenza e alla centralità del merito, che sono in tutte e due queste leggi, diventa imprescindibile una trasposizione nel piano della corruzione, no, una predisposizione nel piano della corruzione degli obiettivi anticorruzione e poi la trasposizione degli stessi nel piano della performance. E questo ha fatto l'ERAP, perché ha provveduto alla trasposizione di alcuni obiettivi anticorruzione nel piano della performance. Sono gli obiettivi che prima erano indicati in quell'elenco che abbiamo visto prima, quei numeri tra 51 e 54 con 72, che adesso vi ripropongo, ed è uno: aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti dell'ERAP, organizzazione dei corsi di formazione sull'anticorruzione su 3 livelli, completamento dell'analisi di tutte le aree di attività e la mappatura dei processi e l'individuazione delle misure di trattamento del rischio e approvazione della carta dei servizi del regolamento ex legge 241, perché sono poi collegate, diciamo. Quindi tutti già hanno detto che la corruzione di cui si prende carico il piano di corruzione non è quella prevista dal codice penale, ma è una situazione più ampia, perché sono tutte quelle circostanze in cui viene in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche. Quindi se la corruzione consiste nel malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, l'unico vero modo di combatterla è quello di realizzare una pubblica amministrazione che funzioni. Per cui il vero obiettivo del piano per la prevenzione della corruzione è quello di analizzare, progettare e realizzare il buon funzionamento dell'ente. Quindi il piano della prevenzione non deve essere solo un adempimento formale, non riguarda solo il responsabile della prevenzione, ma è anche un adempimento formale e riguarda tutti. La prevenzione della corruzione deve essere trasversale a tutta l'attività della pubblica amministrazione e deve essere presente in ogni provvedimento, soprattutto in quelli di programmazione, piano delle opere pubbliche, piano delle assunzioni, bilancio, programma formativo e piano della performance. Gli obiettivi del piano dell'anticorruzione, qui non ve li leggo perché sono quelli della
praticamente previsti dalla stessa legge. Comunque individuare l'attività a rischio, prevedere i meccanismi per allontanare questo rischio dalla realtà. Il piano dell'ERAP viene elaborato dalla responsabile della prevenzione in collaborazione con il direttore, con i responsabili dei presidi, con i dirigenti e con i referenti di ogni presidio. Successivamente è trasmesso agli interlocutori interni, cioè a tutto il personale dell'ente, ed esterni, cioè ai sindacati dei lavoratori, alle organizzazioni rappresentative dell'utenza e alle associazioni dei consumatori per l'acquisizione di suggerimenti e osservazioni. E al termine della consultazione, il responsabile della prevenzione apporta le modifiche e i miglioramenti ritenuti meritevoli di accoglimento e trasmette la proposta del piano al direttore, che lo approva con proprio decreto. Le attività nell'ambito dei quali, delle quali il rischio è più elevato erano già state individuate nei piani precedenti e sono state confermate anche nel piano triennale 2017-2019. Area 1, acquisizione e progressione del personale, cioè quando c'è le assunzioni, ovviamente le progressioni economiche del personale. Area 2, affidamento di lavori, servizi e forniture, quindi siamo agli appalti e tutto quello che è economico, che è collegato con gli appalti. Area 3, sono i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto e immediato, che sarebbero per esempio, che ne so, un provvedimento di mobilità per un assegnatario, e area 4, provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario, ad esempio la concessione di un contributo. Le fasi principali della gestione dei rischi sono la mappatura dei processi attuati dall'amministrazione, la valutazione del rischio per ciascun processo e il trattamento del rischio. La mappatura dei processi è ancora in corso, nel 2017 sarà completata l'analisi dei processi già presenti nel sistema di qualità e si procederà all'esame di quelli già inseriti nei piani precedenti, mentre nel 2018 si procederà alla mappatura dei restanti. Questa mappatura sarà utile perché potrà contribuire anche all'adozione della nuova carta dei servizi prevista nel sistema di gestione della qualità. Nel piano dell'anticorruzione della prevenzione della corruzione del 2017-2019 sono state confermate le misure già adottate negli anni trascorsi che continuano a produrre i loro effetti e finora si sono dimostrate abbastanza efficaci, in quanto nel frattempo non è stato rilevato nessun fenomeno corruttivo, almeno nell'ambito dei processi per i quali esse sono state individuate. L'applicazione di tali misure è obbligatoria pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste. Il monitoraggio del piano triennale della prevenzione della corruzione viene effettuato nell'ambito del sistema di gestione della qualità, nell'ambito della valutazione della performance e da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, mediante i referenti, con ispezioni, richieste di informazioni, eccetera. Poi bisogna dire anche che nel 2014 è stato adottato l'ERAP il codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'ERAP, che è stato anche previamente sottoposto all'esame dei lavoratori e del COCIL. In esso sono indicati i modi di denuncia delle violazioni del codice stesso. Bisogna ricordare, come ho già detto prima, che tra gli obiettivi della performance del 2017 è compreso anche l'aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti dell'ERAP Marche, al fine di renderlo il più possibile specifico per l'ERAP, ampliando le fattispecie previste. Ricordo con una slide la misura per la tutela del whistle blower, perché è un'importante novità di queste leggi sulla corruzione, per cui la tutela del whistle blower viene eseguita in questo modo: la trasmissione della segnalazione viene fatta in busta chiusa e sigillata e indirizzata al responsabile della prevenzione, e la registrazione della busta chiusa non viene fatta nel protocollo normale ma nel protocollo riservato tenuto dal responsabile della prevenzione. Passiamo ora alla trasparenza. La trasparenza è lo strumento principale per la prevenzione della corruzione. Sì, perché la trasparenza vuol dire che il pubblico è a conoscenza di tutto quello che fa l'amministrazione e quindi è una forma di controllo che non ha uguale praticamente. Tutte le sedute importanti sono pubbliche, fino a poco fa era solo l'attività amministrativa che rimaneva coperta dal segreto d'ufficio. La
adesso invece la trasparenza, che costituisce, come ho detto prima, una misura fondamentale anche per la prevenzione della corruzione, è importante anche per l'ENAC, che ha avviato un metodo stabile e sistematico di raccolta e pubblicazione dei dati. Quindi c'è stato costituito già da tempo il sito dell'ERA, che è www.era, devo dire, perché poi ci sono le novità di questi ultimi, era www.era.marche.it, che era ospitato nel sistema informatico regionale con la sezione amministrazione trasparente. Invece adesso, da pochissimo, il sito web istituzionale è divenuto www.arampamarche, praticamente è andato via il punto, www.arampamarche senza punto tra era e marche. .it non è più ospitato dal sistema informatico regionale ma da un server facente parte del data center dell'ente, e anche la sezione amministrazione trasparente è ora l'indirizzo www.erafamarche.it amministrazione trasparente, cioè anche qui è andato via il punto tra ERAP e Marche. Per quanto riguarda la trasparenza, molto importante è quella nuova figura di accesso, che è l'accesso generalizzato introdotto recentemente col decreto legislativo 97 del 2016. Infatti con l'articolo 5,2 si prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche ulteriori rispetto a quelli che sono già oggetto di pubblicazione. E questa nuova tipologia di accesso, che è l'accesso generalizzato, si affianca alle altre due tipologie: l'accesso della legge 241, l'accesso documentale, quello più datato, diciamo, e quello previsto invece dall'articolo 5,1 del decreto legislativo 33, l'accesso civico. Allora, questa è la ragione che ha spinto il legislatore a introdurre l'accesso generalizzato, risiede nell'intento di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. È ispirato ai principi del FOIA, cioè il Freedom of Information Act di derivazione anglosassone, dove la riservatezza e il segreto sono le eccezioni e il diritto all'informazione e alla trasparenza le regole di base, e quindi può essere esercitato da chiunque a prescindere dalla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede alcuna motivazione. Quindi l'accesso semplice, abbiamo detto civico, è quello dell'obbligo delle pubbliche amministrazioni di pubblicare i documenti e conforta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nel caso di omessa pubblicazione, ma con l'accesso generalizzato si possono chiedere anche i documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. La delibera ANAC numero 1309 del 2016 contiene le linee guida per l'indicazione operativa a fine della definizione dell'esclusione dei limiti all'accesso civico generalizzato e prevede che le amministrazioni si dotino di un regolamento interno che disciplini i profili applicativi e di un registro degli accessi da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente. Ulteriori indicazioni per l'attuazione delle norme sull'accesso civico sono contenute nella circolare del Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione numero 2 del 2017. Come precisato nella circolare, ciascuna amministrazione può disciplinare esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno, ma non può scendere nelle questioni che incidono sull'estensione del diritto o sui limiti o sulle eccezioni del principio di accessibilità che sono stabilite dalla legge. Importante dire che con il recentissimo decreto numero 230 del 13 luglio 2017 il direttore dell'ERAP Marche ha emanato indirizzi organizzativi procedurali per l'attuazione dell'accesso civico e l'istituzione del registro degli accessi, mutuandolo anche da quello che ha fatto la Regione poco prima. Con questo decreto è stato individuato un titolare del potere sostitutivo per le istanze di accesso civico nella persona del dirigente responsabile del presidio di Ancona. Sono stati approvati moduli scaricabili dal sito istituzionale per la richiesta di accesso civico, la richiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo, la richiesta di accesso generalizzato e la richiesta di riesame per diniego dell'accesso generalizzato o per mancata risposta.
il registro degli accessi è stato istituito mediante estrazione dei dati da Paleo, come per la regione, perché anche il RERP si serve per la protocollazione di Paleo. L'aggiornamento viene fatto con cadenza trimestrale. Lo stesso viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente e accesso civico. Poi in sede regionale era emerso l'orientamento di disciplinare esclusivamente i profili relativi all'accesso civico, all'accesso generalizzato, per cui il direttore, condividendo questa posizione, ha provveduto a disciplinare questi due tipi di accesso e quindi non sono stati emanati indirizzi organizzativi per quanto riguarda l'accesso ai documenti amministrativi di cui la legge 241 del 90. E con ciò ho concluso. Passiamo adesso al progetto Acumarche, di Carlo Caldarelli, presidente regionale dell'associazione, ne fa una descrizione di esposizione. Io lascio la parola al dottor Amici, che è il mio collaboratore in questo tema. Se vuole usare il microfono indipendente o mettersi qua, scelta lei, qual è la posizione delle piacere. Prego. Dopo Zaffiri, dopo Amici, facciamo parlare Zaffiri. Come no, con piacere. E ti ringrazio Zaffiri che sei così paziente. Però se non mettiamo l'ordine poi è un problema. Grazie Assessore, grazie a voi tutti. Io mi occupo di questi temi da alcuni anni in modo abbastanza assiduo, perché credo che la tematica sia di estrema importanza per la collettività, per noi amministrati, per le pubbliche amministrazioni. E grazie ecco, alla fiducia che ci ha riposto la Giunta Regione Marche e anche le altre associazioni di consumatori che condividono con noi il tavolo regionale denominato CRCU, che è un organismo costituito con una legge regionale per tutelare gli utenti dei servizi pubblici, voi, le vostre famiglie, i vostri figli. Ecco, grazie anche a al consenso delle altre associazioni hanno prescelto la nostra associazione per portare a termine questo progetto, realizzarlo sulla nostra regione. L'obiettivo primario è la sensibilizzazione, la formazione su questi temi sui nostri territori, a iniziare dagli studenti, che sono diciamo, una categoria privilegiata, perché in futuro loro saranno i futuri amministratori pubblici, saranno i futuri diciamo cittadini che dovranno impegnarsi attivamente nell'ambito di un dovere di cittadinanza attiva. Quindi stiamo portando avanti questo progetto che in linea generale cercherò di illustrare, in cui siete invitati a tutti, perché la fase operativa dovrà iniziare poi a settembre, che scenderemo sui territori, abbiamo già avuto accordi con il comune di Pesaro, con il quale abbiamo un rapporto di collaborazione, il comune di Grottamare, l'ERAP Marche tramite l'avvocato Trapelli, adesso in pensione, che ci segue assiduamente, anzi un merito particolare. Quindi il nostro progetto si è già realizzato perché prevede delle figure dei divulgatori, dei soggetti che dovranno conoscere magari in modo più dettagliato queste normative, e abbiamo fatto una giornata di formazione il 6 aprile alla presenza di circa 60 divulgatori. E c'erano dei professionisti formatori, tra cui l'avvocato Mirko Trappè, tra cui l'avvocato Troiani, veramente molto diciamo preparati su questi temi. Poi anche io ho parlato delle carte dei servizi, delle normative attuali, e adesso, come dicevo, a settembre andremo sui territori, quindi cercheremo di trovare un modo di pubblicizzare questi incontri, anche sperando che la Regione Marche insomma ci dia il contributo per divulgarli adeguatamente per scendere sui territori. Poi è stata istituita da parte della Regione Marche da più di un anno una piattaforma social, via social Regione Marche, che vi posso dire qual è diciamo, la modalità di accesso, che tutti si possono iscrivere, anzi a mio avviso è importantissimo perché c'è anche un settore dedicato alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, in cui io cerco di pubblicare documenti importanti, lettere che scriviamo alle pubbliche amministrazioni. L'ultima che ho pubblicato, per esempio, è una direttiva a Malia del 31 maggio 2017 che indirizza le pubbliche amministrazioni a far partecipare i cittadini, a consultarli quando fa le scelte più importanti. Per dire, quindi vi invito a
iscrivervi a questa piattaforma e se vi interessano questi temi di accedere, di poter dire la vostra, perché lì c'è uno scambio di opinioni, c'è un dibattito proprio che rimane sul sito via social. E quindi questo è un po' il progetto. E noi crediamo, ecco, che tutte queste norme, tutti questi adempimenti che sono veramente, diciamo, una certa entità, che coinvolgono tutti gli uffici, sono costosi, richiedono un tempo, potete immaginare che cosa vuol dire formare i dipendenti pubblici su questi temi, che cosa vuol dire andare a misurare la performance, quindi un lavoro è, però purtroppo serve a poco più di nulla se non si forma la società civile, perché se ci deve essere un controllo diffuso della società civile, e queste normative mirano a questo, a formare un controllo della società civile, perché i controlli interni delle pubbliche amministrazioni, io ho lavorato per tanti anni alla Ragioneria Generale dello Stato, sono stato revisore di conti, ho partecipato alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, ogni pubblica amministrazione ha un meccanismo di controlli interni, e c'è il segretario comunale, ci sono tre componenti dell'OIV, organismo interno di valutazione, e c'è il revisore dei conti, altro organo, tre che paghiamo noi cittadini, però purtroppo i fatti dimostrano che questi controlli interni non funzionano, perché non sono indipendenti, autonomi, forse qualcuno dice non si vogliono far funzionare. Allora serve il controllo della società civile, grazie alla trasparenza. Queste normative le ha imposte l'Unione Europea, non lo dimentichiamo. Lo Stato italiano appartiene all'Unione Europea e purtroppo lo Stato italiano è uno degli ultimi nella graduatoria dei paesi corrotti, e l'Unione Europea pretende queste norme, che sono preziose per noi cittadini, però se non le conosciamo, se non ce le custodiamo gelosamente, si rischia pure che il governo può fare marcia indietro, come ha fatto col decreto legislativo 97 del 2016. Tutte le pubbliche amministrazioni dovevano chiedere a noi, associazioni dei consumatori del CRFU, e io gli ho sempre dati questi pareri, come ACOM anche, ogni anno le pubbliche amministrazioni devono aggiornare i piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza. E dovevano chiedere il parere a noi, associazione dei consumatori, sul piano triennale della trasparenza e dell'integrità. Quando io lessi la bozza del decreto legislativo 97 del 2016, un provvedimento importante, hanno istituito il foglio all'accesso civico generalizzato, però tra le note è sparito il piano della trasparenza e dell'integrità di ogni pubblica amministrazione. Io mi sono preoccupato. Se è sparito, allora sparisce anche il parere nostro, ma come, io sto lavorando grazie a queste norme che mi danno questa possibilità, li scrivo a Laso Marti, li scrivo a tutti, questo è il mio parere, e adesso è sparito, e infatti è così, è accaduto, sono andato a Roma, ho preso un appuntamento con il Ministero dello Sviluppo Economico, il direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico, ma ho letto bene o ho letto male questo decreto? Sì, ha ragione, allora bisogna che abbiate il coraggio di dirlo, di pubblicarlo. È stato pubblicato, nessuno ne ha parlato in Italia. Quindi questo denota che da una parte il governo, per soddisfare anche le esigenze dell'Europa, deve per forza emanare norme che contrastano la corruzione, poi quando scendiamo sui territori, purtroppo, o perché c'è una scarsa attenzione del politico, questo lo dice l'ANATO, lo dico io, nella determina numero 12 del 28 ottobre, o perché le amministrazioni sono oberate di impegni, per carità, o perché è una riforma a costo zero, però scendono sul territorio e vediamo situazioni come questa che noi contrastiamo, cioè non è possibile che una pubblica amministrazione presenti, e le giornate della trasparenza sono un appuntamento annuale che la pubblica amministrazione ha con i cittadini, con le associazioni di consumatori, per un motivo preciso deve presentare i piani dell'azione delle performance, che sono di fondamentale importanza, deve presentare il piano di prevenzione della corruzione, il piano della trasparenza, deve presentare le carte e gli standard di qualità dei servizi, che è il tema adesso più a cuore, più urgente a nostro avviso, in cui c'è un ritardo spaventoso. Un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che poi se volete lo faccio vedere, ma se venite poi alla formazione ne parliamo ampiamente, prevede già dal 1994 l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, sia che per i servizi gestiti direttamente che quelli concessi in gestione a società terze, tipo rifiuti, trasporti pubblici locali, prevede l'obbligo di emanare le carte dei servizi. E oltre alle carte dei servizi ci devono essere anche la definizione degli standard di qualità e di quantità dei servizi, e questo decreto prevedeva delle sanzioni serie per i dirigenti generali e i dirigenti che non lo rispettavano. E
Allora queste sanzioni, questo meccanismo sanzionatorio, e quelle norme sono a favore nostro, perché quando andiamo a prendere il treno che poi si incendia alla stazione, quindi Ancona, quando vado a vedere che Trenitalia ha aggiornato la carta dei servizi 2017, nonostante che noi, soprattutto io, l'ho chiamata al tavolo con i dirigenti della giunta, e con i dirigenti sì, della giunta della regione Marche, e siano impegnati a rispettare queste norme. Quando definite gli standard ci dobbiamo essere noi, associazioni dei consumatori del CRCU, e quando gli standard devono essere misurati ci dobbiamo essere noi presenti, anche gli standard di qualità e sicurezza. Trenitalia ha aggiornato la carta dei servizi 2017, noi non ci siamo. E io la sto preparando una diffida, perché la normativa, studiandola, prevede anche questo. La normativa meravigliosa prevede la possibilità, la class action pubblica. L'ho attivata con il comune di Ancona. Poi magari mi beccherò una denuncia domani per diffamazione, ben venga. Il comune di Ancona, capoluogo di regione, ha solo una carta di servizio, andate sul sito, che riguarda gli asili nido, poi ce l'ha perché forse l'abbiamo stimolata noi. E questo non va bene, perché questa norma è importantissima. È una scommessa, è un impegno che la pubblica amministrazione ha col cittadino, con l'utente. Io ero un servizio, devono essere servizi di qualità, migliorati continuamente. Erano servizi, quindi devo stabilire quali sono questi servizi che ero. E la regione l'ha fatto finalmente quest'anno, se andate sul sito vedete tutti i servizi, vorrei che però dobbiamo recuperare il tempo, se voi andate, non è che parlo male della regione Marche, assolutamente, se andate sul sito della regione Toscana, la regione Toscana ha fatto l'osservatorio della qualità dei servizi nella sanità, già 10-15 anni fa, in altre regioni l'hanno fatto un punto, una punta di diamante di queste norme. Perché responsabilizzano i dirigenti e i funzionari, perché se tu non raggiungi quello standard, tu ne rispondi, funzionari e dirigenti. E i premi di fine anno ce l'hai se nel piano delle performance si dimostra che questo standard l'hai raggiunto. E poi c'è un indennizzo. Il professor Di Stanislao ha partecipato con la GENAS, che è l'agenzia sanitaria, insieme all'ANAC, proprio per fare uno studio, ne posso parlare se mi consente il professore, uno studio bellissimo, per vedere queste norme come sono state applicate prendendo a campione le aziende sanitarie nazionali. Sapete che cosa ne è emerso? Vi dico un punto che forse è il più importante, perché questa norma ci vuole coraggio per metterla in atto, perché se tu non rispetti lo standard devi pagare l'indennizzo al cittadino. È la prima volta che il cittadino non solo paga le sanzioni se lascia la macchina in divieto di sosta, ma se la pubblica amministrazione non rispetta lo standard ha diritto a un indennizzo. Vi piace questa norma? È una norma vincolante, poi si parla di legalità. E dove sta la legalità? Se questa è una norma vincolante, operativa, io voglio che venga rispettata. E quindi, ecco, ritornando a questo discorso, questa formazione, ecco, stavo ritornando al discorso del professor Di Stanislao, scusate, ho perso il filo. Questo studio che hanno fatto in collaborazione con l'università, sapete quante aziende sanitarie hanno rispettato il punto forse il più importante? Hanno previsto nelle carte dei servizi e negli standard l'indennizzo a favore dell'utente se non rispetta lo standard. Sapete che percentuale? Può essere il 10, 20%, 30%, 40% o l'1%. L'1%. Perché? Perché qui dobbiamo essere noi cittadini a studiare le leggi, a formarci e a pretenderne il rispetto. Quindi tornando a noi, ecco, noi cerchiamo di portare questo, seminare questo nuovi diritti di trasparenza, spiegare l'accesso civico generalizzato, come fa un cittadino, anzitutto quali sono i documenti che devono essere in amministrazione trasparente, spiegarli uno per uno, in un dibattito aperto, con delle domande, poi se manca un documento cosa può fare il cittadino? Sono strumenti importanti, l'accesso civico generalizzato, sono importantissimi. Io quando ero un pubblico funzionario c'era la legge 241 del 90, per poter accedere al procedimento amministrativo e solo al tuo, in cui sei parte diciamo interessata, devi avere un interesse concreto, attuale e immediato e tutelabile, adesso non mi ricordo solo qual era la parte, però dovevi dimostrare tre condizioni e la pubblica amministrazione quasi genericamente, se non aveva interesse che tu accedevi te lo negava, poi vieni con realtà. Adesso c'è l'inverso, la trasparenza è totale. Se voi leggete il decreto legislativo 150 del 2009, che è entrato in vigore già da 7 anni,
ci parla di trasparenza totale, ci parla di una serie di documenti importantissimi, piani di relazioni del fermo, contratti integrativi dei dipendenti. Attenzione, qui c'è un punto che noi stiamo impegnandoci seriamente, che l'assessore Cesetti, ci siamo incontrati già due volte, e io mi auguro che la Corte dei Conti faccia luce adesso nel bilancio di qualifica, perché già l'ha preannunciato. Questo non ci sta bene. I miei colleghi del SIPI, il Servizio Ispettivo di Finanza, alcuni anni fa, hanno fatto delle ispezioni a diverse regioni, a diversi comuni, sui compensi accessori. Non è un tema di poco conto. Sono flussi di milioni di euro che se ne vanno ogni anno. Quando poi vengono tagliati le risorse per la sanità, io dal pronto soccorso un mese fa avevo un ginocchio bloccato, ho detto no, lei per andare a casa bisogna che se la paga l'ambulanza. Io me la potevo pagare. Dico, ma chi non ce la può pagare che fa, lo scaricate qui fuori. Queste sono le direttive, abbiamo contenimenti di spesa. I miei colleghi del SIPI sono venuti a fare ispezione a 6 regioni, compreso le Marche, circa 5 anni fa. E noi, mi scusi, ma ribattiamo su questo punto. Sapete cosa ha fatto la nostra giunta Regione Marche precedente? Ha impugnato il verbale della verifica ispettiva del MEF alla Corte Costituzionale. Noi, Regione Marche, abbiamo l'autonomia della Costituzione, quindi questa legge che attribuisce poteri ai funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Ragioneria Generale dello Stato, non ci sta bene. E quindi sono pagati da noi, ma sono stati qui un mese dirigenti che io ho anche conosciuto, che sono esperti di questi temi. Hanno fatto un verbale negativo come hanno fatto nelle altre regioni. La Corte Costituzionale ha ritenuto invece più che legittima questa verifica ispettiva, ma la nostra regione continua, ha fatto ricorso al TAR, è ancora pendente. E i revisori dei conti precedenti, siccome ogni anno devono dare il parere sulla contrattazione integrativa, il parere l'hanno dato invitando la nostra giunta Regione Marche o il Consiglio ad abrogare delle leggi che sono incostituzionali. Cosa hanno fatto le altre regioni che hanno avuto analoga verifica ispettiva? Non solo hanno abrogato, si sono adeguati alla verifica ispettiva del MEF e hanno iniziato a fare i recuperi. Questo è avvenuto nella regione Lazio, nella regione Liguria. Allora noi diciamo basta. Se lei parla di credibilità delle istituzioni nei cittadini, bisogna tagliare gli arti che sono marci, bisogna dare segnali concreti. Come basta acquistare farmaci che non sono monodose? Se vogliamo risparmiare, noi dobbiamo... Io... Amici, mi chiedo scusa, questo è un tavolo in cui si dibatte degli argomenti di tipo tecnico. Allora, lei ha esposto l'economicità della spesa, se mi concede, di più tempo. Amici, lei ha espresso delle valutazioni, sì, di tipo meta giuridico, più politico, e questo non è, cioè abbiamo consiglieri regionali che sono titolari a fare. Tranciando giudizi, amici, sì, su comportamenti delle istituzioni, che proprio il discorso della trasparenza inviterebbe ad approfondire in maniera più. La Corte Costituzionale non ha dichiarato legittimo alcunché, ha respinto un ricorso per conflitto di attribuzioni ritenendo che non ci fosse conflitto di attribuzioni e commentando il più che invasivo operato degli ispettori del MEF. Ok, che però legge la sentenza. Io l'ho letto, se non lei la metteremo sul sito. La metta sul sito, poi ciascuno se la legge. Però prima di fare commenti, quindi di divulgare notizie che non sono aderenti a quella sentenza, la facciamo leggere alle persone, la mettiamo sul sito, poi le persone, come lei indicava prima, se ne fanno da sé il commento. Benissimo, guardi il commento. Perché l'italiano corretto lo sappiamo leggere tutti. Mi scusi, se mi consente. Lei sta tranciando giudizi le due volte che gli ho detto. Uno dei temi. Un conto è il progetto AQ Marche, con cui lei ritiene di poter fare informazione, diffusione per pienamente e assolutamente auspicabile. Un conto sono censure e commenti sull'operato delle istituzioni, che non è questo il tavolo in cui vanno fatte. Grazie. Andavano fatta limite alla fine, però io adesso, scusi, poi concludo. La sentenza della Corte Costituzionale, è interessante leggere il passaggio dell'Avvocatura Generale dello Stato che commenta la pretesa autonomia della Regione come un comportamento scorretto nei confronti dello Stato. Questo è un
procuratore generale del convento della difesa della regione, che contro quella è la tesi dei colleghi, ottimi colleghi dell'avvocatura. Leggiamo la tesi dell'avvocatura della regione, che controbatte portando elementi, sentenze, anche delle forti giustizie europee, a favore di questa autonomia costituzionalmente garantita fino a che non cambia il titolo quinto della Costituzione. A me interessa la sostanza, ci sono delle leggi incostituzionali, lì è pacifico, vanno abrogate, stop. Abrogando quelle leggi si risparmiano milioni di euro, stop. Se una legge è incostituzionale va abrogata, questo lo insegna anche le basi del diritto. Il punto è questo, cambiamo. Stiamo facendo valutazioni, lo vedete che stiamo facendo valutazioni? Allora, ritorniamo a noi. Ecco, noi consigliamo, perché la prevenzione della corruzione tocca una miriade di aspetti. Se voi leggete i piani nazionali anticorruzione, se venite alla formazione ve li spieghiamo, i piani nazionali anticorruzione che ha emanato il governo e l'ANAC toccano i vari settori dove è più alto rischio di corruzione. Uno di questi, se mi consente, anche le retribuzioni al personale. Non è che io parlo di una cosa che è al di fuori del tema. Comunque, voglio dire, le funzioni non c'entrano nulla con la funzione. Pensi accessori, premi, anzi non c'entrano premi, nulla. Incentivi. Non c'entrano nulla. Lei non può mischiare. Allora, io abbiamo un tema concreto, la società aldonica delle Marche, società partecipante. Amici, mi dite perché non ha ancora un responsabile della prevenzione della corruzione nominato? Amici, ascolti. Sì, progetto Fumacche. Ascolti una cosa, lei faccia, come si svolga le sue funzioni, lo sa fare bene se vuole, però non si spinga fino al punto di esprimere giudizi che non sono pertinenti e non sono neanche di sua competenza. Quando lei dice che l'avvocatura dello Stato dà un giudizio, è un giudizio di una parte, rispettabile come tanti altri, no? Laureati in giurisprudenza che hanno fatto un concorso e svolgono la funzione, punto. È un giudizio, no? Che non è che è un giudizio rispetto al quale noi non ci facciamo giudicare dall'avvocatura dello Stato, che è parte. Okay? I vostri revisori di conti invece nulla hanno scritto, i vostri revisori di nulla, conti. Nulla c'entrano queste cose con il tema di oggi, se vogliamo, che è il tema della trasparenza. Nulla c'entrano queste cose con il tema della corruzione, a meno che non si voglia accreditare l'idea, ma questo non glielo posso consentire, no? Ma non credo che nelle sue intenzioni, forse gli è sfuggito, non si voglia accreditare l'idea che, non so, dare un trattamento accessorio al personale, ancorché da lei ritenuto, ma da lei è illegittimo, integri, non so, un fatto corruttivo, non mi pare, mi sembra un'esagerazione che fa torto alla sua intelligenza, oltre che alla funzione che ricopre. Quindi lei si attenga, lei con me, amici, lei sa bene, ci siamo visti più volte, lei con me si deve attenere al tema, all'interno di quel tema, esprime dei giudizi. Per quanto riguarda la trasparenza, che cosa va bene quello che sta facendo questa regione? Io ritengo che sì, anche dietro a vostre, diciamo, input, atteniamoci a questo, no? Atteniamoci a questo. Quindi, sul resto non mi pare che questa regione, da tempo, quando parlo di questa regione non parlo di questa amministrazione, l'ho detto prima nel mio intervento, ritengo che questa regione, questa comunità regionale, nelle sue articolazioni, anche istituzionali, per quanto riguarda, diciamo, il fenomeno o come arginare e combattere il fenomeno della corruzione, credo che possa dare lezioni a livello nazionale, e se abbiamo un merito che, ripeto, appartiene a tutta la comunità regionale, non soltanto ad una parte, io credo che lo dovremmo rivendicare e valorizzare, perché magari questo è stato possibile anche alla vostra opera, perché non faccia torto a se stesso, no? Quindi noi, perché se andiamo a parlare, cioè in questa regione mi pare che molto si fa e molto si sta facendo, quindi parliamo di questo. Senta, ecco l'occasione, e noi i cittadini devono sapere che ogni anno le pubbliche amministrazioni aggiornano i piani triennali di prevenzione della corruzione,
e lo devono fare tramite una consultazione pubblica, cioè devono chiedere alla società civile suggerimenti e proposte per migliorare le strategie di prevenzione della corruzione. Lo devono fare entro il 31 gennaio di ogni anno. Noi ci siamo attivati per dare, scrivere, per formulare questi suggerimenti e proposte e sono state recepite dalla Giunta alcune delle nostre richieste nel piano anticorruzione 2016-2018, a nostro avviso molto importanti. Una di queste è la regolamentazione e delle attività delle lobbies e la trasparenza delle attività delle lobbies. Nel piano di prevenzione della corruzione 2016-2018 la Giunta l'ha accolta. Un'altra proposta che abbiamo fatto è una... Mi si può ritenere soddisfatto? No, ma non è stato fatto nulla, però non è soddisfatto. Io chiedo notizie, a che punto siamo con queste leggi? Punto. Il Presidente Mastro Vincenzo mi ha chiamato a collaborare con i suoi collaboratori del gabinetto, dove un anno fa io sono andato per qualche tempo, ho portato le leggi nelle altre regioni, ad oggi non ne so più nulla. Una legge sulla partecipazione. Il Presidente Luca Ceriscioli, quando ha fatto la campagna elettorale, era basata a trasparenza e partecipazione. In sede di campagna io l'ho detto, Presidente, mi piacerebbe più se lei una volta... Amici, abbia pazienza, no? Lei è il relatore di un progetto, si rimette per cortesia seduto là, rispettando l'ordine, c'è un consigliere regionale che ha sacrificato il suo... Ha finito la relazione o no? La relazione su... Adesso cominciamo le domande, c'è il consigliere... Senta, io non ammetto questo atteggiamento intimidatorio, Io come presidente dell'associazione ho mandato un delegato e lui parla. Siccome siamo anche in anticipo, io la prego di avere rispetto di chi sta parlando. Questo senza vale reciproco, signor Cantarelli, questo va, non facciamo chi alza per la voce. No, questo significa del rispetto reciproco. Sono toni intimidatori, anche da parte vostra. No, non è toni intimidatori. Chiedo scusa se mi applaudo magari di un ruolo che neanche mi compete, perché devo stare qui a fare i saluti. Io credo che questa mattinata. Credo che sia andata anche bene, no? Sia andata anche bene e sia stata anche oltre che partecipata, anche interessante. Quindi non credo che la dobbiamo sprecare magari perché magari usciamo dal seminato. Ecco, adesso amici, tutto si può dire, ha interrotto anche 2 o 3 volte, nessuno gli ha detto niente, è stato soltanto richiamato un attimo ad attenersi al punto. Siccome, amici, lei è relatore di un tema abbastanza preciso, io la prego se ci riesce magari di attenersi a questo. Poi ci sarà il dibattito, oggi ha detto che dovranno seguire anche altre riunioni. A me, perché mi compete, sono disponibile, fin d'ora assicuro la mia partecipazione, qualora vogliamo promuovere anche un altro momento di confronto, di dibattito sui temi che lei adesso vorrebbe porre, no? Ci potranno stare anche altre occasioni e io le do tutta la mia disponibilità ad essere presente e a partecipare al dibattito, anche perché anch'io ho degli argomenti, quindi no. Però ecco, su questo se magari ci atteniamo a questo per non sprecare. Concludo con il progetto, a mio avviso ha un grande valore e quindi invito tutti a partecipare, a far partecipare i vostri figli, perché quando andiamo alle giornate della trasparenza al comune di Ancona, che non c'è nessuno, pochi consiglieri comunali salvo l'avvocato Italo D'Angelo che è sempre presente, cioè voglio dire, manca la società civile nelle Marche che controlla, che conosce, che pretende l'osservanza delle norme. Noi vi stiamo dando, cerchiamo di fare uno sforzo, anche perché io sono più o meno solo in questa associazione, non è che ho una staff, dico, stiamo dando il nostro meglio per studiarci le norme, perdendo notti intere per studiare le delibere della Civica, dell'ANAC, non è che ce ne offre qualcuno, per fornire a voi tutti le conoscenze reali di che cosa dicono le norme, di che cosa dice la Civica, di che cosa dice l'ANAC, in modo che stimoliamo quel dovere di cittadinanza attiva che è alla base. Chiudo con il progetto, quindi vi invito tutti a iscrivervi sulla piattaforma via social, invito anche la Regione a promuoverla, a divulgarla al massimo e in quella sede, dove troverete già le mie lettere che ho scritto, troverete argomenti validi, sarà quello il tavolo di incontro virtuale, dove noi porteremo i nostri contributi, farete domande, osservazioni, vediamo cosa stanno facendo gli enti locali, i comuni che non ottemperano le norme, comuni anche importanti, capoluogo di provincia che non hanno ancora fatto una giornata della trasparenza e noi ne dobbiamo diffidare, cioè voglio dire, vi rendete conto dello stato d'applicazione di queste norme sul territorio. Grazie. Rispetto un attimo, posso fare una domanda io ad amici? Sì.
Sì, grazie. Scusate, un onore per me, dottoressa Bobetti. Faccio io una domanda ad amici. Rispetto a questo progetto che nasce ideato in collaborazione, no? Per cui avevamo detto proprio per ovviare a queste giornate della trasparenza dove come casi isolati ci si presenta rispetto alla cittadinanza, alle quali però quella cittadinanza attiva a cui lei faceva riferimento è un po' restia a partecipare, vuoi per motivi organizzativi, perché li facciamo di mattina, la gente se lavora e è fortunata a lavorare, sicuramente non si prende un giorno di permesso per partecipare alla giornata della trasparenza, vuoi per n altri motivi, vuoi anche per ignoranza. Per ovviare a quell'ignoranza avevamo ideato proprio questo progetto, no? Proprio per sensibilizzare. Rispetto alla scuola, quello su cui appunto anche lei prima diceva, come avevate pensato il coinvolgimento? Ecco, esatto, una domanda che poi dopo la discussione. Cioè, noi abbiamo in programma di coinvolgere, io sono stato anche revisore dei conti in diverse istituzioni scolastiche, mi conosce. Noi abbiamo, purtroppo abbiamo chiesto anche la collaborazione dell'ufficio scolastico, ma non ci ha ancora ricevuto, devo essere sincero. C'è un progetto bellissimo, un protocollo sottoscritto dalla Corte dei Conti a livello nazionale e locale, educare la legalità ai giovani. Quindi su questo protocollo, che dà luogo poi a varie iniziative delle scuole, a progetti del MIUR, di coinvolgere seriamente le istituzioni. Noi vogliamo affiancarci, e ti invito a ricordarlo all'ufficio, lavorare in sinergia. Noi scenderemo nelle scuole, invitiamo i dirigenti scolastici, in primis delle scuole dove sono la revisore dei conti, ad Osimo, a Pesaro, a far venire gli studenti a queste giornate che organizzeremo, a dare conoscenza a questi strumenti, a coinvolgere i docenti. A me mi hanno chiamato una scuola di Lugo il mese scorso che hanno organizzato la giornata della trasparenza e io sono andato, è stato bellissimo, interessantissimo per i giovani ascoltare queste cose, perché il futuro è loro, bisogna sensibilizzarli, non potete giocare solo con i telefonini, dovete pensare al vostro futuro. La corruzione toglie risorse enormi alla collettività, al vostro futuro. Che speranza avete voi di un domani sereno, di trovare un'occupazione, se i danni che fa la corruzione sono così? No, ma infatti rispetto il progetto è questo, infatti dovrò preparare una collaborazione, ma di mandare proprio ai dirigenti scolastici, ripeto, alcune scuole già mi hanno dato l'assenso, soprattutto quelle che avevo di Osimo, quindi noi andremo, quindi poi magari organizzare proprio anche dentro la scuola, noi abbiamo adesso la fortuna di avere anche l'avvocato Trabecco in funzione, che è in pensione, e il progetto nostro non è limitarci a quelle 5 giornate, noi dovremmo diventare come dei missionari, scendere sui territori per divulgare queste norme, per spiegarle, affinché il cittadino diventi attento, diventi conoscitore di questi meccanismi, perché è inutile fare, cioè le pubbliche amministrazioni ogni anno fanno le consultazioni pubbliche, dei bellissimi programmi, cari cittadini, questo è il mio piano anticorruzione che devo aggiornare, datemi consigli e suggerimenti, ma chi li dà? A distanza di 4 anni, l'abbiamo dati noi, l'abbiamo scritto noi. Perché come fa un cittadino se tu non gli spieghi il piano di prevenzione della corruzione, le strategie, che è complesso? Oppure se fai una giornata della trasparenza con 6 enti tutti insieme in 5 minuti, come fa il cittadino a capire questi meccanismi? Non può. Come fa a darti suggerimenti? E quindi basta, bisogna cambiare l'ora. E soprattutto non è la giornata della trasparenza quello che diciamo. Allora, la delibera civica numero 105 del 2010, voi dovete sapere che il decreto legislativo 150 del 2009, la cosiddetta legge Brunetti, ha rivoluzionato la pubblica amministrazione, ha istituito la CIVIT, ora ANAC. La CIVIT ha emanato una serie di delibere che ce le leggeremo, le commenteremo, che sono fondamentali, ma le pubbliche amministrazioni, forse per quella mancanza di attenzione alla CIVIT, le ha disatteso. La delibera 105 del 2010, conosciamo tutti, sì, però no, troppo, come prevedeva già nel 2010. Siamo addetti ai lavori, quindi però, prego, grazie. Se magari riusciamo a fare anche altre domande. Grazie. Scusatemi, ma io volevo dire Grazie. Allora non mi paga nessuno, eh?